Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo sull'emulatore Track Mod e vi farò vedere come inserire il Neo Geo, come lo chiamano in tanti, all'interno del nostro Riot oppure Launcher, come vogliamo chiamarlo, all'interno semplicemente del nostro Track Mod. Ok, adesso proseguiamo. Per prima cosa dobbiamo avere i temi del nostro Neo Geo. Vi lascerò in descrizione dove potrete trovare tutte le i link e le informazioni, ok, più il la compilazione del MAME 32, ok, perché io avvierò le ROM tramite l'emulatore del MAME 32, è la stessa cosa, non cambia nulla, ok? Quindi per prima cosa dobbiamo andare all'interno sempre del nostro Track Mod e andarci a inserire i temi all'interno. Quindi prenderò il mio Track Mod di prova, andrò nel layout, mi cancello questi vecchi temi della guida precedente e andrò a inserire il mio tema del Neo Geo. Ok, questo passaggio è stato fatto, quindi andiamo sempre poi andarci a configurare l'emulatore della MAME 32. Ok, una cosa, dovete configurare l'emulatore del MAME 32 inserendo, come ho fatto vedere sempre nella guida, faccio vedere anche in questa guida, configurare la cartella ROMS, dovete inserire sia i BIOS all'interno, io li ho chiamati BIOS ma in realtà sono dei file CHD che servono per avviare tutte le ROM della Neo Geo, se no non vengono avviate. Quindi dovete scaricare il pacchetto, andarvi a creare una cartella all'interno del nostro MAME 32 BIOS come ho fatto io, aprire il nostro MAME 32, premete sempre il tasto DAT, configura opzioni, configura cartella ROM, e andate a dare il percorso dei BIOS e il percorso delle ROM dove avete inserito il vostro i vostri giochi, scusatemi. Ok, va bene, dopo fatto tutto ciò possiamo andare a configurarlo all'interno del nostro Track Mod. Quindi avvio il mio Track Mod di prova, il passaggio è molto semplice, aggiungo l'emulatore Neo Geo e andrò a scegliere quello là che ci dà già reimpostato il nostro Track Mod, eseguibile MAME, e andrò ad aggiungere il percorso del file eseguibile del nostro MAME 32, come vedete, copiando e incollando all'interno del nostro eseguibile con CTRL C e CTRL B, poi MAME, CTRL C, CTRL B, e invio percorsi delle ROMs, eccolo qua, i ROMs Neo Geo, Neo Geo SMK, copia indirizzo e incollo all'interno, ok, zip e punto 7.0 va benissimo, XML va bene, generiamo la nostra lista ROM e attendiamo che si cali.
Come vedete, si è caricato la nostra lista ROM. Vediamo se possiamo recuperare qualche immagine tramite internet. Infatti si inizierà a fare la ricerca. Come vedete la ricerca è stata effettuata, adesso andiamo a vedere su un display, andiamo a selezionare il nostro tema. Eccolo qua, scusatemi, come vedete si è trovato la maggior parte delle immagini all'interno del nostro attratto. Come vedete, però se vogliamo aggiungere i video, li dobbiamo aggiungere noi all'interno del nostro attract. Ok, adesso proviamo un gioco. Come vedete funziona. Poi dopo dovete configurare i tasti anche all'interno del nostro Mando 32, però negli emulatori il tasto per uscire basta andare sempre su emulatori e selezionare il tasto per uscire all'interno dell'emulatore premendo il tasto Tab, emulatori, Neo Geo, tasto per uscire. Ok? Quindi ragazzi, spero che questa guida vi sia piaciuta. Grazie ancora del supporto, grazie ancora che mi seguite, vi ringrazio tanto, ci vediamo al mio prossimo video, alla mia prossima guida, grazie ancora del supporto e buon retro gaming a tutti, ciao!